Qui, come vedete, c'è un esempio di freno a tamburo. Quello che dico, ovviamente io lo dico per i freni, vale anche per le frizioni. Quello che cambia è il funzionamento, come dicevo prima. Lo ripeto un'altra volta, sul freno vado a bloccare un movimento, sulla frizione invece impongo un movimento. Ma i criteri sono identici. Questo è quello che è un freno a tamburo, vedete ci sono delle ganasce con del materiale d'attrito posizionato sopra, questo viene messo in questo cilindro, ci sono dei cilindretti che azionano queste ganasce che vanno a prendere sulla superficie interna di questo freno e bloccano l'azione frenante. Qui lo schema ovviamente è un pochino più complicato rispetto al pattino che avete visto prima. È una configurazione di questo tipo. Io ovviamente ragiono su una sola ganascia, in realtà ce ne stanno sempre due, per farvi capire dove sta e perché vengono disegnati in un certo modo. Allora, supponiamo di avere una ganascia incendiata qui, poi in realtà questo non si fa quasi mai, perché qui la forza frenante è nulla, quindi questo sarebbe materiale in più, per cui non lo metto qui ma lo sposto. C'è una ganascia incernierata qui, qui è l'azione frenante che io vado ad esercitare, questo è il senso di rotazione del disco, di freno o di frizione, come preferite. Quando premo qui si genera su questa superficie una certa pressione che varia lungo la superficie, e vedremo come. È indicato con R il raggio ovviamente di questo disco, con A è la distanza del punto di cerniera, vado a considerare un piccolo elementino sulla superficie di contatto, individuato da un angolo teta rispetto all'angolo di cerniera, quest'angolo è più piccolo di teta, con teta 2 invece ho indicato l'angolo tra la posizione della cerniera e la posizione dell'estremo della ganascia. Ovviamente quello che a me interessa è questo, se confondo il seno con l'angolo ovviamente posso scrivere, dato che è piccolo, che questo pezzetto di circonferenza è pari a R di teta. Vediamo di fare anche qui quello che abbiamo fatto prima, e cioè l'analisi delle forze e delle reazioni vincolari. Il procedimento è identico. Se noi andiamo a considerare ovviamente un generico elementino, per esempio quello che vedete considerato in B, io ho una pressione che è in generale individuata da tutto quest'angolo, che posso scrivere in questo modo. Questa è l'espressione, dove, come vedete, con H ho indicato la distanza AB, quindi in realtà l'arco. R abbiamo detto è già il raggio, dφ è quest'angolo sopra in alto che vedete, quello è teta mezzi e dφ è l'altro angolo. Anche qui non mi soffermo sui passaggi, quello che è importante, diciamo, tenere presente è la posizione di questa ganascia, cioè vedere che succede quando quest'angolo è all'interno di questo quadrante, cioè inferiore ai 90 gradi o superiore ai 90 gradi. Quella è la cosa interessante. Se andate ad analizzare questa cosa, lo potete vedere anche da questa espressione molto semplice. Qui il seno, se teta è 0, il seno è 0, se teta è 90 gradi, questo viene 45 gradi, il seno di 45 è radice 2,5, il seno di 90 invece è 1. Se fosse 180 gradi. Quello che è importante considerare è questo, che la distribuzione delle pressioni la posso considerare in questo modo. Se diciamo teta 1 e teta 2, che sono gli angoli che mi individuano l'inizio e la fine della ganascia, sono all'interno dei 90 gradi, la pressione che si sviluppa è quest'arco. Quindi il massimo ce l'ho alla fine della ganascia, cioè nel punto più lontano dalla cerniera. Torniamo indietro al disegno, scusate.
se la situazione è questa, sto premendo qua, qua c'è la cerniera, la pressione più alta ce l'ho qua sotto, nel punto più lontano dalla cerniera. Se sto così, se questa va oltre, non è più così. La pressione più alta avrà un massimo che è in corrispondenza di teta con H. Allora, quindi, ripeto, non vi chiedo i particolari, vi chiedo solo di aver presente quello che è scritto qui, e cioè che la distribuzione della pressione tra superficie di contatto e cilindro è di tipo sinusoidale. Se la ganascia è all'interno di un quadrante, cioè compreso tra 0 e 90 gradi, il vincolo di cerniera e l'estremità, l'altra estremità della ganascia, è compresa tra 0 e 90 gradi, la pressione, diciamo, sull'estremità della ganascia, nel punto più lontano dal vincolo di cerniera. Se invece questa ganascia è più grande di 90 gradi, il massimo ce l'ho posto su 90 gradi. Chiaro? Non scendo nei particolari, ripeto, anche perché certe cose non le avete viste. Voi a meccanica non l'avete fatto, vero? La parte di te. Sì. Avete fatto questa cosa qui? Quella, il bilancio delle forze l'avete fatto? Questo l'avete fatto, per intenderci? Per calcolare la forza dell'azione frenante? Avete fatto il freno al nastro? Questo è un freno a tamburo. Sì, però la cerchia esterna. La cerchia esterna. Ma guardate che il procedimento è identico. Io così, io sto ripetendo cose che voi avete già fatto. Non l'avete vista in questo modo, sì. Avete calcolato la forza di azionamento. Giusto? L'avete fatto tramite grafico, probabilmente. Qui ve lo sto facendo vedere in maniera un pochino più analitica. Però ripeto, non scendo nei particolari, voglio soltanto farvi capire che questa analisi mi serve poi per determinare quali sono le forze in gioco. A che serve determinare le forze in gioco? Perché quando vado a fare il dimensionamento devo passare poi dalle sollecitazioni esterne a quelle che sono, come abbiamo visto, per gli alberi, per le ruote dentate, per le molle. Vado sempre a trovare una sigma e una tau che devono essere inferiori a una sigma e una tau di sigma. Questo è il dimensionamento. È chiaro che la parte più delicata è proprio l'analisi delle sollecitazioni esterne per capire quali sono le sollecitazioni che agiscono sul mio componente. E come faccio a semplificare il più possibile il mio disegno per fare un'analisi di primo tentativo. Ripeto, adesso molte di queste cose si analizzano rapidamente con codici di calcolo agli elementi finiti, ma un ingegnere deve avere chiara l'idea di quello che sta facendo. Quindi anche qui quello che io vado a fare è il bilancio delle forze. Ho una forza d'azionamento di F, al solito ho assunto la X orizzontale e la Y verticale. Devo fare il bilancio delle forze nella direzione X e nella direzione Y. C'ho sull'estremità la forza che mi preme il freno, che è F, che mi dà due componenti, un Fx e un Fy. Sul vincolo anche qui ho due componenti, un Rx e un Ry. Sul punto di contatto c'ho due forze fondamentali, una che è normale, la dn, e una che è tangenziale, che è la fdn. Queste due sono le due forze che io ho sulla superficie esterna. La forza normale di pressione, capite il concetto? La forza normale di pressione e la forza di attrito. Queste due io li posso scomporre in due componenti. Questa ha una componente lungo x e una componente lungo y. Questa ha una componente lungo y e una componente lungo x, che dipendono dai coseno e seno dell'angolo. Una è per il seno e una per il coseno. Sono triangoli rettangoli. Teorema del seno.
Quindi, quando faccio l'equilibrio delle forze, che devo fare? Questa più questa più questa più questa, e poi questa più questa più questa più questa. Uno secondo x, uno secondo y. Se vado a fare queste cose, vi faccio notare una cosa. Vedete che qui io non ci ho messo nulla. Per quel discorso di pressione che ho fatto, la teta, la pressione va a zero dove c'è la cerniera. Allora, qui è inutile mettere elemento frenante, cioè vale a dire materiale che mi frena, materiale che mi frena qui. Perché qui la pressione è scarsa. Vado a mettere la maggior parte dell'elemento che mi serve dove le pressioni sono più alte. Vedete, qui supera i 90 gradi, quindi sicuramente il massimo ce l'ho da questa parte, sui 90 gradi proprio. Quindi la distribuzione del materiale lo vado a fare, vedete, questa striscia qui è il materiale di contatto, il ferodo forse, non so perché lo dovete chiamare. Cioè è il materiale che mi genera l'attrito e che mi serve per frenare o per provocare il moto. Se proviamo a fare questo bilancio, salto queste cose qua, salto pure queste, che sono tutti passaggi, forse d'attrito, ripeto, non mi interessano al momento queste cose, ma se andiamo a fare quel bilancio di forze e di momenti che avete visto, si viene a trovare una forza di attuazione che deve bilanciare due momenti, un momento M con L e un momento F con M con F, in funzione di un parametro C. Questi momenti, uno è il momento della forza normale, M con L, e questo invece è il momento delle forze di attrito, per cui uno è il momento delle forze normali, uno è il momento di attrito. Allora, quando io dimensiono la forza da ad attivare la forza di attuazione, devo avere sempre questa condizione, cioè che il momento di quelle forze normali deve essere maggiore del momento delle forze d'attrito. Questa è per la frizione. Sul freno devo fare il contrario. Quando questi due sono uguali, la forza d'azionamento è zero, sono nella condizione autoeccitante. Cioè quello si mette in azione anche se la forza è nulla. Queste ve li risparmio tutte, queste ve li risparmio tutte, sono tutti i passaggi. Ok, senza orario, senza antiorario. Allora, quei bilanci che avete visto, perché poi ovviamente che succede? Che quella forza da cosa deriva? Dalla coppia che è applicata all'oggetto di rotazione o che io voglio trasferire. La coppia ovviamente è la forza per il braccio e deve essere uguale o al moto che ho per bloccarlo, uguale o maggiore, oppure deve essere tale da poter trasferire questo moto. Per cui quando vado a fare quel bilancio faccio una serie di ipotesi agevolative e quindi dico che la pressione l'assumo proporzionale alla distanza dal termine di cerniera. In realtà non è proprio così, perché ho un andamento sinusoidale. Viene trascurato nei calcoli generalmente l'effetto delle forze centrifughe, le ganasce vengono assunte come rigide, ci sono tutta una serie di ipotesi semplificative, e anche questo, perché il coefficiente attrito non varia con la pressione, sono tutta una serie di considerazioni semplificative che servono a farvi fare dei conti di massima. Ripeto, normalmente adesso con il codice di elementi finiti io posso anche non tener conto di queste ipotesi, perché lo faccio tra corpi deformabili, questi codici lo consentono, lo vedrete.
A me quello che interessa è che capiate la procedura in questa fase, va bene? Qui c'è un esempio di frizione a contatto assiale. Quali organi vi conoscete? Vedete, c'è quasi riassunto quasi tutto quello che abbiamo fatto al corso. Ci stanno dei bulloni di tenuta, una molle elicoidale di richiamo, dei cuscinetti e il freno, con delle forze di azionamento. Questo è l'esempio classico di una frizione. Se volete un qualcosa di un po' più complicato, per esempio, questo è un freno a disco, azionato, questo è un freno a disco, azionato da olio in pressione. Come vedete il disegno è un pochino più complicato. Ce l'avete presente? Anche qui ovviamente vedete che cuscinetti sono questi? Rulli obliqui. Quindi come vedete, perché secondo voi sono in quel modo? Perché oltre alla rotazione io devo reggere la spinta assiale. Okay. Okay. Poi che altro c'è di particolare qui? Vabbè, le giunzioni sono tutte fatte di bulloni, come vedete. Sui freni a disco il discorso è identico a quello che avete visto prima, il funzionamento è diverso. L'installo sulle superfici cilindriche, voi forse a meccanica delle macchine avete visto che la ganascia prendeva qua fuori esterna, vero? Avete visto così voi? Questo però è un freno, questo è un freno a disco, voi avete visto sul tamburo la ganascia esterna o interna. Vuol dire che sul tamburo agisce su queste superfici, su questa interna o su quell'interno. Qui invece è proprio un disco che viene premuto. Anche qui c'è una superficie che viene schiacciata sul disco, quindi c'è una serie di un calcolo di pressione simile a quello che avete visto prima. Gli azionamenti possono essere vari. Vi risparmio anche qui il calcolo, chi se lo vuole andare a vedere, queste sono proprio fotocopie dello Shigley, è identico comunque, ve lo risparmio tutto. Ci sono anche altre tipologie di freni, come vedete, che sono frizione e freni a cono, per esempio, dove il contatto avviene su queste superfici, questo premio in questo modo con la molla di richiamo, la molla di generale di richiamo ovviamente. Una cosa importante da tener conto nel dimensionamento dei freni è l'effetto della temperatura. Ci sono una serie di modelli, qui vi faccio vedere solo quello di Newton, in cui delta T rappresenta l'incremento della temperatura, C con P è la capacità termica specifica, M è la massa di frizione del freno, per cui io posso scrivere una relazione di questo tipo in cui nei cicli ripetitivi posso calcolare qual è la temperatura del freno. Perché mi interessa il ciclo ripetitivo? O perché, per esempio, quando io uso ripetutamente il freno a un certo punto perdo efficacia nell'azione frenante? Questo succede spesso ai camion quando fanno discesa. Per quale motivo secondo voi? E come si fa a non surriscaldare troppo? Quando io freno, l'attrito genera calore, quindi premo il pedale, sto a T infinito, cioè sto temperando l'ambiente. Schiaccio il pedale, la temperatura risale fino a T1. Tolgo il pedale, piano piano il disco e il tamburo si raffreddano. Se io ripremo il freno, mi si riscalda di nuovo, ma non parto da qui, parto dalla temperatura che ci hanno raggiunto in quel momento. Per cui delta T è sempre lo stesso, ma la temperatura alla seconda frenata è più alta. Per cui c'è il rischio, ecco perché si alza il surriscaldamento.
Se io faccio due frenate consecutive, sulla seconda, se è molto breve, se è molto vicina alla prima, sulla seconda la temperatura che raggiungo sul disco è più alta. Ecco perché c'è il surriscaldamento. Quindi, quando progetto un freno, quello che voglio è riuscire ad abbattere questa temperatura il più velocemente possibile. Ecco perché ventilazione dei freni sui veicoli ad alta prestazione, si parla sempre di questo, ventilazione per i scorretti, che devo abbattere il più possibile questa temperatura. Seconda questione, è legato ovviamente alla capacità di trasferimento del calore, cioè l'uso di materiali che consentano questo abbattimento. In particolare, se volete, l'effetto di ventilazione forzata e il coefficiente d'attrito, quindi il fattore moltiplicativo per effetto della ventilazione forzata. In realtà quello che trovate in giro sono tutta una serie di tabelle. Questo è preso da un volume di tipologia in cui fa vedere per esempio come a seconda del ciclo di lavoro raro, intermittente o pesante io ho efficienza frenante. Forse è molto più interessante andare a vedere un'altra cosa, e cioè, come vi dicevo, la cosa fondamentale sui freni è il coefficiente di attrito che io vado a sviluppare. Il coefficiente di attrito ovviamente dipende dai materiali che io ho in gioco, poiché solitamente i dischi che si usano sulle autovetture adesso sono di acciaio o di lega, il materiale frenante deve essere tale da avere un coefficiente di attrito elevato e riproducibile. Che vuol dire riproducibile? Che deve essere più o meno costante ogni frenata, perché è chiaro che se mi varia rispetto alle frenate il veicolo diventa instabile, perché non sono in grado di capire che tipo di frenata ha quel veicolo. Deve essere impermeabile alle condizioni ambientali, cioè se ci piove, se piove si bagna il disco, il freno deve continuare a funzionare, avrò un minimo, un po' di attrito in meno, ma quello deve essere funzionante comunque. Devo resistere alle alte temperature, perché come abbiamo visto sicuramente genererò alte temperature, devo avere una buona conduttività termica e un'alta capacità termica, cioè devo disperdere facilmente il calore. Come è fatto il ferrodo del pastiglio? Come è fatto il ferrodo? Non lo siete mai chiesto? C'era l'amianto una volta, non si usa più perché chiaramente la polvere dell'amianto è un pochino fastidiosa, diciamo così. È un misto di polveri metalliche e materiale, sono polveri che vengono in qualche modo compattate per consentire sia la dispersione del calore sia l'efficacia della batteria. Adesso lo vediamo perché ce ne sono i vari tipi. Devono avere un'alta resistenza all'usura, devono essere compatibili con gli altri materiali e devono essere anche flessibili, non devono essere troppo rigidi perché sennò si spaccano. Riusciamo a mettere un po' meglio a fuoco gentilmente? Ok, perfetto. Allora, vedete, qui ci sono tutta una serie di materiali, che materiale ceramico, metallo sintetizzato, stampato rigido, cotone in tessuto, carta elastica umida e via discorrendo, in funzione del coefficiente di attrito, della pressione massima che è applicabile in megapascal, della temperatura istantanea e continuativa che riescono a superare. Vedete questo? Che è quello che generalmente più si utilizza, e ovviamente tutti questi materiali riescono a dare comunque un'azione frenante. Sceglierò quello più opportuno per la cosa che sto costruendo.
se sono ampiamente tabellate queste cose. Anche qui, in funzione del rivestimento, se in tessuto o stampato, del componente che ho scelto, ho una diversa efficacia di azione frenante, temperatura sopportabile che riscorrendo. Volevo farvi vedere un'ultima cosa, che è questa, che sono i coefficienti di attività 1 di assecco. Per esempio, sono questi quelli che si usavano una volta. L'amianto stampato sul viso acciaio, l'amianto impregnato sul viso acciaio, che consentivano di avere delle pressioni massime abbastanza buone, delle temperature che arrivavano fino a 400 gradi e comunque a umido a secco un buon coefficiente di attrito. Ci sono domande? Ok, qua, diciamo che per oggi può bastare, poi ne